quindi il cane vedrete che si comporterà in modo diverso. Quando vuoi Jeremy puoi iniziare. Ecco Jeremy che inizia ad annusare le prime persone. Ovviamente rispetto a quando è entrato prima è un po' più... è meno interessato ovviamente, perché prima c'era un bagaglio con una sostanza, con un'abbondante sostanza addosso, adesso invece si trova a fare una ricerca su persone, quindi il bersaglio diciamo è un movimento e ovviamente la sostanza è meno rispetto a quella che troviamo sulla valigia. Eccolo. Ecco Jeremy che sta attenzionando qua questo signore con la maglietta scritto staff. Vediamo adesso come si comporta. Ovviamente vedete che le zampe le tiene ben salde a terra. Ed ecco cosa gli è stato insegnato. Il cane quando sente l'odore si siede. Il cane si siede. Appunto per evitare fastidi. Facciamo un applauso a Jeremy. È stato molto molto bravo anche stavolta. Una ricerca più complicata, ripeto, rispetto a prima. Adesso inizia la parte più importante, come vi dicevo, però ci tengo a sottolineare, che è quella del gioco. I nostri cani si devono divertire. Più il cane si diverte e più avrà voglia di andare a cercare il gioco. Quindi il cane che si diverte durante il gioco sarà un buon cane antidroga, questo è fondamentale. E ovviamente sfatiamo anche il mito che i nostri cani vengono drogati, non è assolutamente vero, perché anche solo una piccola quantità di sostanza a un essere come un cane pastore no, sarebbe fatale per lui. Quindi i cani cercano solamente il gioco, vanno pazzi per il manicotto. Io vi ringrazio, adesso...